Con noi Tania Brunetto. Col suo mezzo si sposta in diversi mercati, vende generi alimentari. Come sta andando dopo il lockdown? La gente è tornata ad acquistare nei mercati? Beh, piano piano i mercatini si vanno riprendendo, si vanno assestando e vabbè. Certo, potrebbe andare molto meglio, però contentiamoci. Durante il lockdown avete subito delle grosse perdite? Assai, assai, non ci sono parole, però anche perché lei, vendendo generi alimentari, ha dovuto buttare della merce, come le patatine, la carne, perché è stata una cosa così all'improvviso. Oggi abbiamo acquistato la carne e domani ci dicono di non lavorare, quindi non parliamo di abbigliamento ma di carne fresche che sono andate a male e le abbiamo dovuti buttare, purtroppo, perché siamo rimasti 2 mesi fermi senza mercati. È stato un danno economico notevole? Sì, abbastanza. È molto grave pure. E gli aiuti che ci ha dato lo Stato sono stati molto, molto pochi. Molto. 600 euro a partita IVA? 600 euro due volte, 600 e 600. È finita lì. E con 600 euro giustamente dovevate mantenere le famiglie e non avete recuperato niente di quello che avete buttato? No, niente, qualche cosina di congelato, ma certo, appunto, la luce l'abbiamo dovuta pagare perché comunque è arrivata, la bolletta è arrivata. E le tasse? Le tasse ci abbiamo messo di tasca per questi 2 mesi. Quindi chi aveva qualcosa da parte ha potuto far fronte, come lei, alle spese, chi invece non aveva niente si è rovinato e non ha ricominciato a lavorare. Infatti ci sono tanti, tanti miei colleghi che non hanno ricominciato dopo il coronavirus, non si sono messi ancora al lavoro.